Aldo, 3 maggio 2022, racconta la sua vita, dove sono in questo luogo, ma che luogo alpino, che luogo alpestre potrei essere della Valtellina? È un punto di domanda che io mi impongo, oppure potrei essere in Brianza, oppure potrei essere in un altro campo nell'intorno dell'Interland della mia Lombardia. È un punto, è un dilemma, però tra poco alzo lo sguardo e vi dichiaro che sono in una città metropolitana, alla Biblioteca degli Alberi. Ebbene, guardate cosa ho di fronte, i grattacieli. Sono una metro denominata col nome Milano, dove io stesso sono nato in questa zona. Appare in me ora in alto un'altra visione ottica, tra quelle nubi, tra quelle luci che si accendono man mano illuminando la punta più su del grattacielo, dove l'elevazione della propria personalità determina un luogo abitativo in quei grattacieli, più su, guardate qua che bello, in contraddizione a un piano, diciamo, umano, che è il campo dei fiori, dove il mio io viaggia in queste innumerevole fantasie di colori, di immagini appropriate che mi danno un senso di campagnolo, mentre qui nasce l'aforismo, l'allegorismo, sono solo altro che in una città dove la frenesia dell'automobile continua all'intorno di questi bei campi di Piazza Gaulenti, dove l'emergere del proprio io vive in simbiosi con una città metropolitana. Aldo.